Siamo in località Pian della Zedola, sopra Campo Carlo Magno, in quel di Madonna di Campiglio. E abbiamo alle nostre spalle il cosiddetto laghetto di Montagnoli. E io ho vissuto un po' la storia di questo laghetto dal punto di vista amministrativo e delle autorizzazioni, in quanto ai tempi della realizzazione, della progettazione e della realizzazione lavoravo al Parco Tamello Brenta in qualità di direttore. È chiaro che è stato uno degli argomenti e delle questioni più importanti, diciamo, della mia attività di funzionario pubblico, e perché è stata una palestra di notevole dove ho dovuto mettere a fuoco quello che è il problema centrale di chi lavora nel campo della conservazione della natura a livello di funzionariato pubblico, cioè riuscire a mettere insieme il discorso della conservazione e contemperarlo al discorso dello sviluppo economico e sociale che è riconosciuto e è giustamente richiesto dalle popolazioni residenti. Quindi in questo che potrebbe sembrare una contrapposizione, che a volte purtroppo anche da chi non vive sul territorio diventa una contrapposizione ideologica, spesso sterile, viceversa chi opera, chi vive, deve riuscire a trovare delle soluzioni che contemperino questi due obiettivi, da una parte la conservazione del paesaggio, dall'altra le esigenze di sviluppo o di mantenimento di un certo livello di qualità di vita. Ecco, siamo qui alla zona quella più accessibile, alla spiaggetta, chiamiamo così, del lago Montagnoli, qui a Madonna di Campiglio, sulla schiera Campiglio, proprio al confine dove inizia il Parco Naturale Tamello Brenta, che è il nostro vanto della Madonna di Campiglio e di tutte le nostre montagne, su questo laghetto che così a prima vista tanti turisti quando arrivano qui lo scambiano per un laghetto naturale, invece è stato realizzato da Funivie Madonna di Campiglio, la società impianti qui di Campiglio, nel 2014. È un lago con lo scopo primario dell'innevamento artificiale, cioè di avere l'acqua disponibile, un grande stoccaggio per fare la neve artificiale negli inverni che non nevica o che nevica poco. Ecco, in questo caso proprio questa attività mi ha portato, me e lo staff con cui allora lavoravo, ad operare e ad esplorare benissimo a profondo la tematica. Perché? Perché da una parte eravamo consci che l'intervento andava a ricadere in un ambiente estremamente delicato, riconosciuto come tale a livello mondiale, siamo a cospetto, diciamo, delle montagne riconosciute patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, quindi non patrimonio solo nostro, ma di un'intera umanità, vista la propria unicità. E dall'altra avevamo le attese di un settore economico, quello legato al turismo, in particolare alle piste da sci, che per vari motivi doveva dotarsi di un elemento strutturale che poi è sostanzialmente una riserva d'acqua in grado di garantire l'innevamento invernale. Ecco, questo era il problema e questo abbiamo dovuto affrontarlo. Non era sicuramente una materia semplice, era una situazione complessa che come tale, come in tutte le situazioni complesse, necessita di confronto
di capacità di comprendere anche le aspettative di chi hai davanti e poi di arrivare a una risoluzione. La capacità di questo lago è 200.000 metri cubi di acqua, è il lago destinato all'innevamento artificiale ma fatto più naturale possibile, in modo da farlo assomigliare più possibile a un laghetto alpino naturale. Logicamente questo ha comportato un grosso impegno economico, prima di tutto, di tempo, di risorse, eccetera. Però diciamo che adesso sembra un lago naturale e il nostro orgoglio è proprio questo. E dai turisti, soprattutto l'estate logicamente, perché l'inverno no, ma dai turisti in estate è molto apprezzato e frequentato. Quando si parla di inserimento paesaggistico va fatto proprio uno studio, cioè il paesaggio naturale ci offre un suo sistema di alti, di bassi, di pendenze, di pendii. Ecco, l'inserimento paesaggistico consiste proprio nel leggere questo e adeguare, plasmare quanto andiamo a costruire in modo da adagiarsi per quanto più possibile all'esistente. Ciò cosa ha significato in questo caso? Che definito la quantità d'acqua necessaria, non si è ragionato in termini di superficie, ma in termini di inserimento, cioè al limite è stata sacrificata una superficie maggiore, ma purché l'inserimento fosse il migliore possibile. E voglio dire che se uno lo vede dall'alto potrebbe anche vedere proprio come è stato inserito, non dà luogo a bruschi cambi di pendenze o a elementi anche visivamente artificiali, e quindi rinunciamo magari a ampliamo la superficie ma lo adagiamo e quindi ci raccordiamo con l'esistente. Ecco. Per la realizzazione di questo lago sono state usate, è stata una delle prime volte che sono state applicate le nuove tecnologie di scavo che si utilizzavano per le strade, per opere edili importanti e così, ma sono state utilizzate per fare un lago artificiale in ambiente alpino. Tecnologie quali escavatori con sistemi GPS, con modellazioni del terreno, in modo da inserire più possibile la nuova opera nella morfologia esistente del terreno e per adattarlo più possibile al contesto naturalistico del Parco Naturale della Valvolenta e delle nostre montagne. Queste tecnologie hanno richiesto sicuramente uno dispendio di risorse economiche e di tempo, ma il risultato è questo e penso che sia apprezzabile e lo vedono tutti, che è un risultato apprezzabile da tutti. Tutti noi sappiamo che l'abusato concetto della sostenibilità si forma con tre S, all'interno delle quali c'è anche la sostenibilità sociale di quanto si fa. Ecco. E quindi quando un ente come il parco, ma anche come la stessa provincia, deve operare delle decisioni che hanno anche delle ricadute ambientali, evidentemente il soppesare le esigenze di chi vive e di chi opera nel luogo è estremamente importante. E quindi pur in presenza di ambienti di estremo valore, sarebbe sbagliato limitarsi a vedere solo un aspetto che potrebbe essere quello ambientale, in senso stretto. Posizioni estreme probabilmente creano solo dei danni, perché potrebbe anche portare a irrigidimenti anche da parte della controparte e quindi al limite anche portare dei risultati poi peggiori anche dal punto di vista ambientale.
Thank you.